sarà scritto nel comune di Arezzo il prologo della 32esima edizione del Premio Pieve, il concorso promosso dall'Archivio Diaristico Nazionale in programma Pieve Santo Stefano dal 16 al 18 settembre. Dalla Val Tiberina la manifestazione si sposterà infatti venerdì 9 settembre nel comune capoluogo della provincia per un'anteprima con un doppio appuntamento, il primo nel cortile del Palazzo Comunale ed il secondo al Teatro Petrarca. Nel pomeriggio alle 5 nel cortile del Palazzo Comunale ci sarà un incontro con la presentazione degli 8 diari finalisti e il racconto di due voci radiofoniche come quella di Tiziano Bonini e di Matteo Caccia. Oltre alla presenza di Natalia Cangi, che è la direttrice dell'archivio dei diari, e poi la sera alle 21 al Teatro Petrarca. Il Teatro Petrarca si aprirà, ingresso libero, a tutta la cittadinanza aretina e penso per tutti gli aretini che ancora non hanno rivisto il teatro è un'ottima occasione e ci sarà uno spettacolo molto importante di Mario Perrotta, un attore pluripremiato con il premio UBI, su Italiani Cincali, che è sull'emigrazione degli italiani negli anni 50, è un tema che si collega al tema più generale del premio Pieve, che è quello storie e migranti, e è una storia di attualità perché sui migranti noi tutte le sere in televisione vediamo scene molto drammatiche.